Sì, sicuramente i ragazzi hanno giocato in grossa difficoltà, nel senso che giocare una partita del genere senza Gabriele per noi era un'importante pedina, perché sapevamo della fisicità delle guardie che hanno a disposizione, come Miaschi e ovviamente Rodriguez, e quindi è già cominciata in salita così. Poi devo dire ci abbiamo messo del nostro, perché credo che dobbiamo essere molto più solidi dentro l'area, sapendo la fisicità dell'avversario. Dobbiamo essere anche un po' più furbetti, e invece non lo siamo stati. E poi in alcuni tratti della partita ci siamo dimenticati, ad esempio, del nostro pivot, ci siamo dimenticati di fare un passaggio in più. Io conservo questi ricordi. Poi è chiaro che abbiamo fatto tantissime cose buone, eravamo sotto di 13, abbiamo avuto la palla anche per pareggiare, ad un minuto alla fine eravamo sotto di 9. E siamo stati lì, abbiamo giocato con un quintetto abbastanza anomalo, causa falli, espulsioni e compagnia, è quello che avete visto, e quindi sicuramente i ragazzi si sono battuti, però non basta, non basta, perché il livello del giro di ritorno è molto più alto e ci vuole anche molta attenzione tattica. E in questo momento, secondo me, dobbiamo essere ancora più bravi e salire di livello. Adesso c'è Monferrato che occupa le stesse posizioni di Treviglio, che gara possiamo attenderci, che avversario ha? Ma è una squadra onestamente molto simile, nel senso che ha un roster molto lungo. Diciamo che loro sono ancora più importanti dentro l'area, perché possono avere 4-5 ragazzi che onestamente ti disturbano molto, occupano, e hanno varie caratteristiche, dal tiro da fuori, alla fisicità, alla profondità nel giocare spalla canestro. Quindi è una squadra che, anche questa, con tanta esperienza, perché Formenti, Martinoni parlano da soli. Non è un caso, voglio dire che è al quarto o quinto posto. Quindi, però ripeto, la cosa che più interessa a me è Mantova, non mi interessa tanto Junior Casale, mi interessa che cerchiamo di recuperare il maggior numero di giocatori, ma soprattutto le energie fisiche e mentali. E per quanto riguarda Spizzichini, ci sono, insomma, verrà recuperato per domenica, qual è un po' la sua Secondo me è situazione? molto molto difficile, onestamente. Tra l'altro dobbiamo fare anche conto con una forte contusione alla mano che ha sofferto la Ghana nel corso della partita di ieri sera. Dobbiamo un attimino appunto contarci e vedere quanti cerotti abbiamo. Però tutto questo, cioè, non deve rallentare il nostro processo di apprendimento, perché se ritorniamo ad essere una squadra egoista non vinciamo nessuna partita, anche se siamo in 12 a giocare. Sì, no, beh, sapevamo che Treviglio in casa soprattutto esprime una pallacanestro molto frizzante. Noi siamo rimasti, abbiamo cercato di rimanere attaccati tutta la partita. Oggettivamente Rodriguez ci ha fatto molto male. Verso l'ultimo quarto siamo riusciti un po' a limitarlo, però il trend della partita è stato bello intenso, partita quasi, quasi come, anche come nervosismo da playoff. Peccato perché eravamo lì e ci è mancato poco. Poi ci sono stati molti fattori non controllabili da noi, che purtroppo poi vanno a influire percentuali al tiro, percentuali di tiri liberi. Quindi è stata una partita vera, intensa. Abbiamo dimostrato che ci siamo. Meritavamo tutti e due probabilmente di vincere, ecco, perché comunque non c'è mai stato un gap importante tra le due squadre nel lungo i 40 minuti. È passato un mese reale di fatto dall'arrivo di Valli, cioè si toglie la prima partita con Pistoia, quattro vittorie, una prestazione comunque convincente con Treviglio, a livello di spogliatoio, visto che te sei un po' cioè il capitano, insomma, che umore c'è, che gruppo c'è adesso? Ma l'umore ovviamente quando vinci le partite inevitabilmente si alza, perché comunque sai, quando ti alleni tutta la settimana e poi arrivi la domenica che perdi sempre, dopo un po' comincia a essere frustrante come cosa. Invece ovviamente quando vedi che il lavoro paga è piacevole perché comunque vuol dire che quello che stai facendo lo stai facendo bene, non che prima non lo stessi facendo bene, però se poi non arrivano i frutti, qualche domanda te la fai, no? Quindi sotto quell'aspetto lì ha dato regole precise, gerarchie precise, ha cambiato un po' di cose, come è normale che sia con un nuovo allenatore, e abbiamo ritrovato quella fiducia che ci mancava da tanto tempo. Quindi dopo, perlomeno adesso comunque sono partite, vedi anche l'ultimo con Treviglio, che non,
sei lì, fai, anche se perdi, sei vivo, lotti e sei presente. E adesso ogni domenica, quando le altre squadre leggeranno Mantova, si preoccupano. La prossima squadra è Monferrato, formazione che possiamo definire un po' rivelazione, dopo che la persona ha fatto un bel campionato soprattutto nel girone d'andata. Che tipo di avversario è che verserà? Sì, sicuramente sulla carta stanno facendo molto meglio del previsto. È una squadra quadrata, con anche loro gerarchie ben definite. Noi abbiamo giocato senza l'americano attualmente all'andata, ma comunque quello che c'era prima ha fatto un egregio lavoro. È una squadra che solida. E dove gioca una buona pallacanestro, e poi la classifica parla da sola per loro, quindi come ogni partita da ora in poi, la domenica oggettivamente è abbastanza irrilevante l'avversario, perché sono comunque tutte partite molto, molto ostiche e nessuna scontata.